so che ti svegli al mattino, ti leggi il Carlino, guardi le pagelle, però non son belle. Vai a casa arrabbiato, ti senti incazzato, ma verso le due hai un brivido dentro perché Mastrangelo mette le mastro pagelle. Quanto cazzo son belle! Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, mastro pagelle di Inter Spal Handanovic si è svegliato quando la Spal ha fatto gol, perché finché la Spal non ha fatto gol dando inquadrato era appoggiato al palo così. Oh, gol, gol! Adesso a parte gli scherzi, gol dove non ha nessuna colpa, però per il resto della partita è stato praticamente inoperoso, quindi incolpevole sul gol, ordinaria amministrazione per tutto il resto dei 90 minuti. Se tanto mi dà tanto, 6, gli devi dare 6, cosa gli vuoi dare? D'Ambrosio, 6, benino nel primo tempo, un pochettino più sottotono nella ripresa, però anche lui, insomma, alla fine della fiera, come praticamente tutta la difesa dell'Inter, tranne uno, e qui a cui dovrò dare l'unica insufficienza di giornata, insomma, compie l'ordinaria amministrazione, niente di eccezionale in fase offensiva, nessuna sbavatura di rilievo in fase difensiva. Alla fine non è detto che sia una brutta cosa, perché io la prima cosa che guardo non è se uno mi fa qualcosa di super in avanti, io la prima cosa che guardo è se qualcuno non mi fa cagate dietro. Cagate dietro non ne ha fatto, quindi 6 di stima anche per D'Ambrosio, perché sapete che io gli ho chiesto scusa D'Ambrosio, perché purtroppo, per fortuna, questo dove lo metti sta ed è diventato un punto fermo anche dell'Inter di Conte, se gioca con tutti gli allenatori un motivo ci sarà. De Vrij 6 e mezzo, come sempre gli do mezzo voto, come mi capita spesso, gli do mezzo voto in più dei suoi compagni di reparto, in questo caso mezzo voto in più di D'Ambrosio, perché secondo me è quello che ci sta meglio di tutti nella difesa 3. L'anno scorso, ripeto, come dico spesso, Skriniar lo vedevo meglio nella difesa 4, De Vrij lo vedo meglio nella difesa 3. È quello che ha i piedi più buoni di tutti per far ripartire l'azione, quindi oltre a cancellare dal planisfero del Meazza Petagna, insomma lui che è abituato in allenamento a prendere le sportellate dal muflone Lukaku, le sportellate di Petagna, cioè proprio lo fanno sbadigliare, è anche bravo in fase di impostazione, quindi 6 e mezzo. Veniamo all'unica insufficienza della giornata. Avrebbe fatto una partita da 6 come D'Ambrosio, però gli devo dare 5, non gli do 5 e mezzo, gli do 5, perché con quelli buoni, quelli bravi, tendo a essere un pochettino più cattivo, con quelli meno talentuosi tendo a essere un pochettino più buono. La settimana scorsa Miraghi si meritava 5, gli ho dato 5 e mezzo. Stavolta Skriniar secondo me si merita 5 e mezzo, gli do 5, perché uno come lui, un cefalo come quello che gli ha dato Valotti, non lo può prendere lì, soprattutto in quella zona del campo non lo può prendere. E mi dispiace perché per il resto non ha fatto una brutta partita, anzi, però ha questa macchiolina qui, e sapete che io stimo tantissimo Skriniar, gli voglio un gran bene, e però insomma andrà meglio la prossima volta, però caro Milan questa volta ti do 5. Candreva 7, ma te Luca sei sempre buono con Candreva, non è vero, l'anno scorso si è preso anche dei 4 e mezzo Candreva dal sottoscritto, si è preso, però ieri cosa gli volete dire? Cioè andate a vedere i giornali, i siti dell'Inter, gli danno tutti o 6 e mezzo o 7. Cioè anche ieri ha fatto una partita della Madonna, ha corso come un animale e poi a un certo punto ha deciso di mettere questo pocket coffee in area di rigore per l'assist del gol di Lautaro. Quindi oltre a fare una partita di grande impegno, e ce lo mette sempre, grande attenzione in fase difensiva, ed è anche per questo che Conte lo schiera sempre ed è un suo pupillo fin dai tempi che allenava la nazionale, lo schiera sempre perché sa fare anche la fase difensiva, in più ultimamente veramente ha anche un piede educatissimo, perché spesso e volentieri sforna assist per i compagni, come nel caso di ieri, come con lo Slavia Praga, cioè, e quindi cosa gli vogliamo dire a Tonino? Cosa gli vogliamo dire? 7, anzi, Roberto Mancini, portaci Tonino agli europei, fino a primavera non lo convocare, che ci serve a noi.
poi dopo è tuo, te lo diamo, portalo agli europei. Vessino, voto 6. Come vi dico sempre, se Barella c'ha il 6,5, parte sempre dal 6,5 politico. Vessino, secondo me, io Vessino lo vedo sempre da 6. Ogni volta che fa una partita Vessino lo vedo quasi sempre da 6 politico. Però ieri, dico la verità, mi è piaciuto un filino più del solito. Alla fine ha avuto ancora la forza per andare, insomma, vicino a creare delle occasioni da gol. Voglio essere buono oggi. Vicino, non ti do 6, ti do 6,5. Perché ieri mi sei piaciuto più del solito. La sua presenza in mezzo al campo è stata fondamentale. È stata soprattutto per la quantità e per la legna che ha fatto. Quindi ieri Vessino mi è piaciuto un po' più del solito, 6,5. Gagliardini 6. Diciamo che un po' meno dinamico di Vessino, però anche lui ha fatto il suo. Sapete che Gagliardini si mette lì, fa la sua legna, fa la sua partita preziosa in fase di interdizione, perché comunque non serve solo il Brozovic che ti comincia l'azione, ti fa il tiro da fuori. Serve anche il Gagliardini. Che cazzo, c'ho la tosse? Ah, avevo la tosse. Serve anche il Gagliardini che fa la legna, che sta lì a fare il boscaiolo. E boscaiolo Gagliardini ieri gli diamo 6, perché il suo l'ha fatto. Lazzaro 6, bene nel primo tempo, un po' meno bene nel secondo tempo, però tutto sommato una partita da 6, senza grandissimi sussulti, però senza cagate. La cosa che mi fa più piacere è che comunque piano piano, da oggetto misterioso, si è inserito, insomma, nelle gerarchie e nelle rotazioni di Conte. Se all'inizio veramente Conte non ci pensava minimamente a mettere in campo Lazzaro, almeno adesso sa che Lazzaro è un giocatore su cui si può contare, soprattutto in queste partite qui, quando giochi con le squadre un po' più piccole, non me ne vogliono i tifosi della Spal, però quando giochi con squadre che si devono salvare, vuoi fare riposare qualcuno, sai che Lazzaro ci puoi contare. E di sti tempi, con l'Inter contata dagli infortuni e dalla rosa corta, non è poco. Quindi Lazzaro 6, Brozovic 7. Ieri nel dopopartita ho visto una sua intervista, ha definito la partita di Brozovic super. Sono d'accordo, questo ragazzo veramente si sente sempre parlare, ma si gioca ogni 3 giorni, ma giustamente bisogna fare il turnover, ma la Juventus ha una rosa di 20 giocatori, li deve far ruotare perché altrimenti si stancano. Cioè Brozovic, ragazzi, è dall'inizio dell'anno che tira la carretta. In campionato gioca, in Champions gioca, poi quando c'è la nazionale va in nazionale e comunque offre sempre un rendimento buono. Può capitare anche lui, ragazzi, la partita dove gioca male, si stancherà anche lui. Però se penso al Brozovic di 2 anni fa, che io per primo avrei mandato via a calci in culo perché mi sembrava il primo dei lavativi, come vi dico spesso, Brozovic è l'emblema che se cambi nella testa cambia tutto. Questo qui un giorno è cambiato nella testa ed è passato da essere vagabondo e lavativo a uno di quelli che tira la carretta più di tutti. Quindi sono veramente contento del cambiamento che ha fatto Brozovic e dal rendimento che ha da 1 anno e mezzo, soprattutto perché veramente è indispensabile. Pensate se non avessimo avuto Brozovic in questo periodo. Quindi bravo, 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 Brozo. Lukaku, voto 7. È un attaccante veramente atipico, perché io all'inizio dell'anno pensavo che fosse più Lautaro a fare gli assist a Lukaku, invece spesso è il contrario. Un attaccante che gioca per la squadra, un attaccante estremamente generoso, estremamente altruista, anche ieri ha fatto un paio di assist importantissimi per Lukaku, per Candreva, quindi non è arrivato al gol, non è riuscito ad andare al gol, anche perché nel primo tempo per un pelo il difensore della Spal ha deviato una palla che sarebbe andata in gol sicuramente. Però se quando non fa gol lavora per la squadra come ieri, fa gli assist per i compagni come ieri, chi gli dice niente al muflone? 7. Martinez 8. È in un magic moment clamoroso, 2 gol fatti, altri 2 sbagliati, quindi poteva tranquillamente segnare 3-4 gol, sempre nel vivo dell'azione, uno spauracchio per le difese avversarie. Continua ogni volta a essere piacevolmente stupito dall'evoluzione che ha domenicalmente questo giocatore. Arriverà anche per lui magari il momento in cui avrà qualche
qualche farà un filino più fatica a segnare, perché non è che può andare avanti così tutte le domeniche, però veramente sono contentissimo del rendimento di questo ragazzo, che io per primo non mi aspettavo che potesse raggiungere così in fretta questi livelli. Cioè, io pensavo, tra me e questi livelli forse li raggiungerà fra 2-3 anni, invece li ha raggiunti adesso e in pochi mesi. Bravo, voto 8. Voto di gruppo, Godin, Borcavalero e Biraghi 6, perché sono entrati tutti e tre gli ultimi 10 minuti, non hanno sbagliato niente, Godin non ha fatto cappelle di dietro, Borcavalero ha dato un pochettino di respiro alla manovra dell'Inter negli ultimi 10 minuti, secondo me Borca è un giocatore prezioso da mettere soprattutto nei finali di partita, quando c'è da mettere un po' d'ordine, quando serve un pochettino di cervello, magari quando non servono tanto le gambe ma serve il cervello, che stai vincendo solo di un gol e la palla non la devi buttare via, devi ragionare. Quindi Borcavalero in queste partite qui può essere utile da far giocare 10-20 minuti. Biraghi anche lui è entrato, ha fatto il suo, poche sbavature, anzi quasi niente, direi voto 6. Conte voto 7. Conte voto 7 perché non so, ha fatto una marea di punti, nessuno di noi si aspettava un Inter in testa alla classifica contro la Juventus, che è la squadra più forte col giocatore più forte. Speriamo di durare il più a lungo possibile, quindi Conte voto assolutamente voto 7. Adesso devo farvi dei ringraziamenti da parte mia, ma anche da parte di Numero 10, perché questo canale è attivo dal 16 ottobre. In un mese e mezzo il canale ha superato i 58.000 iscritti, ma soprattutto ha superato le 2 milioni di visualizzazioni con solamente 26 video caricati. Questo mi sembra che sia il 27esimo, quindi veramente vi ringraziamo per la costanza con cui ci seguite. Se le Mastro Pagelle vi sono piaciute, pollice in su; se non vi sono piaciute, pollice in giù, perché come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Clic, 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 iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram perché oggi ci saranno delle novità, anzi seguitemi su Instagram perché a brevissimo inizierà una partnership nuova che potrebbe interessare tutti voi. Like alla pagina Facebook e poi fate quel cazzo che vi pare. Ciao ragazzi!